Non una, ma ben tre esplosioni sono state avvertite dai residenti di via Sant'Alberto poco dopo le 18 di questo pomeriggio. Poi le fiamme, altissime, e la paura che il fuoco potesse raggiungere le abitazioni o addirittura la pompa di benzina distante solo poche decine di metri dal punto in cui la fiamma ha preso vita. Le cause sembrano da imputarsi a un errore umano di uno degli operai che stava lavorando al potenziamento delle condutture del gas. Due i feriti, un passante che è stato colpito ad una gamba da un cartello trasformatosi in proiettile per l'onda d'urto dell'esplosione e uno degli operai che stavano terminando i lavori che proprio oggi dovevano concludersi. L'operaio è stato portato all'ospedale di Ravenna in gravi condizioni e poi trasferito al Bufalini di Cesena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con più mezzi, i carabinieri, la polizia municipale, un'auto medicalizzata e un'ambulanza. Via Sant'Alberto è stata chiusa dal traffico e ciò ha comportato non poche ripercussioni sul traffico cittadino, quasi completamente bloccato dalla zona della stazione a via San Gaetanino e alla zona del mausoleo di Teodorico. Si sono uditi tre scoppi e in realtà noi abbiamo visto l'incendio che era scoppiato, ecco. Non so dirle la dinamica. Ma tre scoppi di uguale potenza? No, oppure... in successione. Si è sentito un primo scoppio, dopo un po' un altro e l'ultimo finale. Più grosso. Più grosso, che ci hanno detto che è stato il muletto che è esploso, il motore del muletto. Lei è una residente di questa zona? Esattamente dietro il distributore di benzina. La preoccupazione dei residenti quindi al momento è legata proprio... No, che ci sia ritorni di fiamma che possano saltare le vasche della benzina. Mm-hmm. Qui ci sono due cisterne enormi davanti a casa nostra. Certo. Ma con i pompieri avete parlato, avete chiesto a qualcuno no, che vi dia... No, però ci hanno detto di venire dietro perché ci può essere un ritorno di fiamma lungo questa linea. Quindi il rischio è questo, però è un rischio per un distributore come questo che è in città. Ed è stato, le cisterne le hanno aumentate 2 anni fa semplicemente, ma questo distributore è l'unico insieme a quello di Via Trieste che sono rimasti in città, ci sono stati spostati tutti, questo no, non sappiamo per quale motivo, senza voler essere per forza allarmisti, mi auguro che i vigili del fuoco riescano a fermare questa cosa. Cioè praticamente ha tremato tutto il vetro e anche il letto, noi siamo saltati proprio sul letto. Cosa è stato un boato? No, proprio come una bomba, proprio il tonfo da bomba, sempre un colpo. Dopo noi siamo usciti e siamo venuti fuori e abbiamo visto l'incendio. Le fiamme erano oltre casa nostra, quindi tu immagina. Stavano facendo le ultime soldature, l'ultimo allacciamento. Guardano prima qui. Di concludere il tutto? Sì, questa sera avrebbero chiuso il lavoro loro. Mm. Sarebbe stata l'ultima soldatura. Infatti alle 5:30 gli mancavano 2 soldature che sono andato giù a guardare, che le ho salutate.